Una delegazione del Comitato NoTrIV di Licata parteciperà oggi alle 16 al presidio presso Palazzo dei Normanni a Palermo in concomitanza dell'intervento con il quale il presidente Rosario Crocetta riferirà all'Assemblea regionale siciliana in merito alle attività di trivellazione nel territorio regionale. Lo scopo dell'iniziativa, della quale il Comitato di Licata è uno dei promotori e a cui saranno presenti i rappresentanti dei comitati contro le trivellazioni, le raffinerie e il MUOS di tutta la Sicilia, è quello di evidenziare come il fronte contrario agli scempi ambientali sia sempre più ampio e organizzato e di ribadire che le popolazioni dei territori interessati non intendono fare alcun passo indietro e che anzi sono sempre più determinate a opporsi alle politiche di devastazione e sfruttamento portate avanti dai petrolieri e dai loro complici istituzionali. Sul fronte del no alle trivellazioni si registra anche la posizione di Fondazione Comunista. Riteniamo un gravissimo errore il via libera dato alle trivellazioni sui mari e sulle coste della Sicilia, si legge in una nota del Comitato regionale, attraverso lo sblocca Italia di Renzi e della maggioranza che lo sostiene. Una scelta già anticipata da un accordo incostituzionale stipulato tra Crocetta e l'ENI, figlio di quella logica di scambio neocoloniale che ha sempre nociuto in termini di salute e di tutela dei beni comuni al popolo siciliano. La Sicilia ha già pagato un pesantissimo prezzo, anche in termini di vite umane, ad un modello di sviluppo produttivo fatto di industria pesante e petrolchimica, da Gela a Milazzo a Priolo. L'isola ha invece bisogno di tutelare le proprie risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e paesaggistiche, di promuovere una crescita fondata sulle produzioni agricole, sull'agroalimentare, sulla ricerca, sulla riconversione industriale, sul risanamento dei luoghi devastati, sulla sistemazione idrogeologica del territorio, sul potenziamento del trasporto pubblico.